Ok, a questo punto vi spiego come staccare la retroilluminazione, perché non si può incollare il vetro se c'è sulla retroilluminazione. Per prima cosa si staccherà. Allora, un secondo. Attenzione, se la staccate bene senza fare danni è anche riciclabile la retroilluminazione. Scaldando qui, tac, staccherete la retroilluminazione. A questo punto, per far ammorbidire la pelle, ho messo l'alcol, quello apposta per la rigenerazione. Lo potete trovare sul sito, noi vendiamo le confezioni da la latta, non la confezione piccola. E adesso sto facendo lavorare il coso per rimuovere la colla e poi allora la pulizia si può utilizzare questo attrezzino comunque per tirar via la colla, vedete come viene via, vedete, senza lasciare troppi segni e far troppi danni, e chiaramente usare l'alcol non mi ricordo mai come si chiama, l'alcol apposta comunque. Una volta rimossa la colla, ok. Quindi, una volta puliti i vostri display, dovranno venire così. Vedete? Belli puliti. La retroilluminazione è quella che vi fa vedere il display, quindi togliamo questo. E passiamo al incollaggio sul nuovo display. Deve essere, come vedete, splendente che riflette. Uno specchio pulito, senza macchie e senza polvere, perché sennò si vede. Mettere un po' di biadesivo qua, come vedete, rimuoverlo, ok, adesso andremo ad attaccare la retroilluminazione sul nuovo display rigenerato. Quindi se non attacca usate la pasta e a questo punto si può riattaccare. E voilà. Butum. Dai, che facciamo vedere com'è venuto il display. Così, che cazzo, che facevo tanta fatica. Questo è il risultato finale del display rigenerato. Non è male, voglio dire. Non è facile da fare, però questo è il risultato finale. Quindi, se vi dovete mettere a fare una cosa del genere, auguri, non è facile, ve lo assicuro. Cambiare solo il vetro non è una pratica facile. Ciao, saluta Paolo, non fare Ciao. maleducato.